E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro secondo live della settimana, pieni di notizie bullish che gasano sotto tutti i punti di vista. Abbiamo visto oggi stesso la maglietta nuova della Lazio con Binance in bella vista, poi abbiamo un sacco di belle notizie sulla DeFi, nuovi incentivi su Harmony, le aste delle prime parachain su Polkadot. Abbiamo veramente una valangata di cose di cui parlare oggi. Infatti, non so come farò in un'ora a fare queste, a condividervi queste notizie, a rispondere alle vostre domande, a guardare i grafici, ma giuro che ce la metto tutta, noi ci proviamo. Partiamo con la solita panoramica su Bitcoin, che cosa succede nel mercato. Bitcoin un'ora fa più o meno è ripartito dopo una correzione proprio di questo periodo e di questi ultimi, di quest'ultimo giorno, che chiamarla correzione ci vuole del gran coraggio, però sta approcciando una resistenza, questa qua, una delle ultime, 58.300, e ha una carica veramente incredibile. Questo è il time frame orario. Se noi guardiamo il daily, vi dicevo, avevamo un attimino flesso qua gli ultimi 2 giorni, ma la domanda non manca, anzi, la domanda segue. Non appena c'è un piccolo dip, ricompra, e quindi ci sono un po' tutti i presupposti per fare quella famigerata leg up che ci porterebbe ai massimi. Oggi mi sento molto bullish, non so se avete notato. In ogni caso, al di là di Bitcoin, che sembra veramente molto molto gasato anche proprio in queste ore, quindi che ne so, magari vediamo il pump in diretta, magari no, io non ci metto la mano sul fuoco, che ci stupisce sempre, ma anche, come vi dicevo, sul mondo altcoin ci sono alcune cose interessanti, soprattutto le altcoin con la A maiuscola. Ve l'ho detto, si parla di Polkadot soprattutto, che ha annunciato poco fa, è una notizia freschissima di mezz'ora fa, le prime aste delle Parachain, quelle che già sono avvenute su Kusama, se avete seguito e se seguite un po' il mondo Polkadot, finalmente arrivano anche appunto sulla vera chain Polkadot, no? Non più solo su Kusama, che nonostante sia nata come testnet è ben di più, lo sappiamo, ma in molti stavamo aspettando questo momento perché di fatto si diceva: ma quando arriveranno lì? Quando le annunceranno? E ora abbiamo delle date. 11 novembre 2021 abbiamo la prima asta, e poi a seguire ci sarà il primo lotto di 11 aste. Scusate, il primo lotto sono due lotti in realtà. Il primo lotto ne contiene 5 e il secondo lotto ne contiene altre 5 più una, che in realtà scala fino a marzo. Quindi queste sono le date, le potete trovare sul Twitter ufficiale di Polkadot. Come ha reagito a proposito? Non ho neanche, giuro, avuto tempo di guardare il grafico perché mi avete condiviso voi, io stavo preparando un po' le cose per la live e mi è arrivato un messaggio vostro su Telegram: guarda, guarda Luke, guarda Polkadot, le aste! Bene, ho visto, ho detto wow, finalmente ci siamo, ma non ho avuto tempo neanche di guardare la reazione del mercato. E non c'è stata neanche una grandissima reazione, era un po' priced in, possiamo dire, cioè sapevamo tutti che prima o poi sarebbero arrivate, avevano detto che già entro fine anno le avremmo viste, quindi non mi aspetto in effetti un pump fuori di testa, perché insomma è una notizia che già si sapeva, quindi appunto è già priced in anche nel trend, perché Polkadot comunque ha un trend veramente positivo. Possiamo notare che l'uptrend c'è, è assolutamente prepotente. Sono curioso adesso di vedere, questo sì, quali saranno queste aste, perché è il momento di fare APIN, no, ovviamente scherzo, ma così come le parachain su Kusama hanno avuto, oserei dire, ottimi risultati, beh, caspita, mi aspetto grandi cose anche da quelle su Polkadot. E al di là della domanda per i DOT, perché vi ricordo che per partecipare alle aste delle parachain occorre possedere i DOT e metterli, come dire, in prestito a disposizione delle parachain stesse che vogliono partecipare all'asta in cambio dei loro token, questo porta via dei DOT dal circolante, dalla liquidità, e inoltre genera domanda di acquisto, perché chi vuole partecipare alle parachain deve comprare i DOT se non li possiede, e quindi questo è assolutamente positivo per l'ecosistema. E poi ripeto, se le aste avranno il successo che presumo avranno, perché di fatto si
sono visti dei bei multipli su Kusama, questo avrà un po' un effetto valanga, un effetto palla di neve, quindi molto bullish su Polkadot per questa cosa. Le seguiremo con molta attenzione, magari quando ci saranno un po' di nomi andremo a dedicarci un video, andremo ad aggiornare i nostri contenuti a riguardo, e insomma sicuramente non ce le perderemo perché saranno un trend da tenere sicuramente sotto i radar. La seconda cosa, che in realtà è la prima, mi sono fatto anche il bigino su Telegram apposta per avere una traccia da seguire, no? Mi avete bombardato di domande su questo, ovvero il token Lazio. Oggi vi ho condiviso la notizia che Binance ha lanciato il launchpad, il nuovo launchpad, quindi il classico, la classica token sale alla Binance, con un token particolare, il Lazio Fan Token. E allora avete iniziato a dirmi: ma che cos'è, come funziona, come si partecipa? Avrò ricevuto, non scherzo, almeno 100 messaggi a riguardo, e allora facciamo un po' una parentesi, un tutto quello che c'è da sapere sul Launchpad e sul Lazio Fan Token. Allora, iniziamo con il che cos'è successo, come mai Lazio su Binance, che sono impazziti. Allora, è stata stretta una partnership innanzitutto tra la SS Lazio, la società sportiva Lazio, la squadra di calcio, e Binance. Questa partnership prevede, tra le varie cose, adesso non so se ce l'ho anche qui, no, ce l'avevo su Telegram, peccato, perché era bella la foto, magari ve la vado a cercare, anzi facciamo così. Allora, SS Lazio, vediamo, Lazio da sola, la foto delle magliette era molto bella. Beh, tra i primi risultati non c'è la squadra, benissimo, siamo assolutamente sul pezzo. Ok, SS Lazio, eccoci qua, guardate che belle queste magliette, così qualcuno ha detto: ah, finalmente potrò avere anch'io la maglietta di Binance, basterà comprare una maglietta della Lazio. No, scherzi a parte, vi dicevo, è stata stretta una partnership pluriennale tra l'exchange e la squadra Lazio, e è diventato il suo main sponsor, e quindi lo vedremo, tac, in bella vista sulle magliette dei giocatori. E inoltre hanno fatto insieme questo lancio del fan token, che attenzione, non è il fan token di Cilic, eh? Se state pensando a quelli di Cilic, qua è un'altra cosa, è, non so se è una concorrenza o un'integrazione, ma per adesso forse la vedo di più come una concorrenza, perché Binance ha lanciato la sua piattaforma di fan token. Come potete vedere, se voi andate su Binance e andate sotto trading, è comparso fan token e vi riporta qui, vi riporta in una pagina di dove al momento c'è solo Lazio, non ci sono gli altri fan token di Cilic, quindi è una cosa completamente differente. E infatti, se ci fate caso, il fan token Lazio è un token BEP20, quindi sulla Binance Chain. E a cosa serve? Che cos'è questo fan token? Il concetto di fan token ormai lo conosciamo, no? È un token legato a una particolare squadra, come ci sono appunto quelli su Cilic, attraverso il quale si può dimostrare di essere fan della squadra partecipando a certe attività, come possono essere delle decisioni, ad esempio fanno dei sondaggi su la scelta di alcuni posti, di alcune cose, eccetera eccetera, e i fan possono votare, gli dà un potere di voto. Poi si può andare ad acquistare del merchandising esclusivo utilizzando i fan token, verranno creati degli NFT che potranno essere riscattati utilizzando i fan token, insomma gli verranno sicuramente dati degli use case legati proprio alla squadra e al, non al merchandising perché è riduttivo dire questo, a tutte quelle attività collaterali della squadra che hanno a che fare col rapporto con i fan e indirettamente con il marketing. Infatti, se noi andiamo anche a vedere la descrizione qui su Binance Research del fan token Lazio, ci spiega un po' quali sono qual è la visione, no, di questi fan token. Quindi noi abbiamo, beh, engagement, quello che vi dicevo prima, di partecipare alle votazioni di eventuali sondaggi.
Abbonamenti, quindi come vedete si possono utilizzare i token Lazio per acquistare delle sorte di abbonamenti, loyalty points, collectible digitali, quindi anche NFT, delle ricompense dedicate e quant'altro, e-commerce, quindi sempre il come dicevamo prima, per acquistare abbonamenti, biglietti per le partite, per lo stadio e quant'altro, benefit, quindi ci saranno magari, come vi dicevo, delle cose esclusive come magliette firmate, degli incontri con i giocatori, chiamate one to one con i team members, figata, comunque per i fan è una cosa non da poco. Gamification, sono curioso di vedere questo come verrà integrato nella piattaforma di Binance Fan Token, perché magari, non lo so, c'è una sorta di fantacalcio, scommesse, qualcosa del genere, e non lo so, sembrano tutte cose molto interessanti, perché vanno ad unire un mondo che è quello del calcio, che caspita, soprattutto in Italia, un mondo che tira in una maniera pazzesca, col mondo delle cripto. Queste sinergie, per quanto mi riguarda, sono ciò che veramente spinge la Mace Adoption. Poi, che cos'altro abbiamo di informazioni interessanti? Dunque, guardate, i partner che possono partecipare in qualche modo anche come satellite. PES 2021, il videogioco, uno dei giochi più famosi di calcio, integrerà in qualche modo, vedete, i Lazio Fan Token. Planet Pay 365, quindi vabbè, qui sono servizi più che altro. Sky Italia, che è un partner della Lazio anche questo. E come vedete, tutto quello che ruota intorno in qualche modo alla Lazio sembra centrare qualcosa. Sono curioso di vedere come, ma c'ho un hype addosso per questi token alle stelle, e se la domanda che mi fate è parteciperai al launchpad, ovviamente la risposta è sì, ma non solo perché è un launchpad di Binance e quindi storicamente è impossibile perderci, anzi è sempre stato, ha sempre dato dei numeri folli, ma soprattutto perché questo mi sembra particolarmente interessante. Come si fa a partecipare? Ultima parte di questa piccola fetta dedicata alla risposta alle vostre domande, ve lo spiego subito. Allora, ci sono quattro fasi, qui andiamo per step perché dovete rimanere concentrati. La prima fase, bisogna partire da subito, altrimenti non si riesce a partecipare. La prima fase prevede la detenzione di abbastanza BNB su Binance in tutti i vari, come dire, non account, in tutti i vari wallet, cioè un po' spot, un po' future, un po' di qua, un po' di là, va bene, vi fa il totale. Certo, se avete tre account non è che ve li consolida tutti insieme, ma se ne avete un po' in giro per i vari wallet di un account vi fa il consolidato. Per i prossimi 7 giorni ogni ora verrà fatto uno snapshot di quanti BNB possedete e poi viene fatta la media. Quindi alla fine di questi 7 giorni, supponiamo che avete detenuto in media 50 BNB, il risultato è 50. Questo 50 è il massimo di BNB che potete allocare a questa token sale, il massimo, il che non vuol dire che avete garantita un'allocazione pari a 50 BNB, vi piacerebbe, perché in realtà i dati dicono, adesso ve li trovo, ce la possiamo fare. Allora, non so se è qua, eccolo qua. I dati dicono che abbiamo un hard cap di 4 milioni di token Lazio offerti all'interno di questo launchpad, che sono il 10% della supply totale di 40 milioni, il che vuol dire che c'è un totale di 4 milioni di dollari di token offerti, perché un dollaro un token è il prezzo del launchpad. Quindi, se per ipotesi ci sono 400 milioni di dollari tra tutti i partecipanti, ovviamente c'è un po' da strapparseli con i denti l'uno con l'altro, e non è che c'è la massima allocazione per tutti. Quindi alla fine quello che accadrà è che si andrà a distribuire proporzionalmente i token Lazio ai vari contributori. Esempio, ci sono 400 milioni di dollari in totale, esubero quindi di 100 volte. Io che ho allocato 50 BNB avrò diritto a 50 BNB fratto il numero totale di BNB per il numero di token disponibili, quindi una frazione proporzionale alla mia allocazione ma minore di quella massima dei token disponibili.
In sostanza, ve la faccio facile, più BNB avete, più BNB allocate e più token vi andate a beccare. Non aspettatevi di beccarvi una quantità molto alta, perché la domanda sarà galattica, ok? Ci saranno delle balenottere che si prenderanno una bella fetta, però partecipare non costa nulla, perché qualcosa si riesce ad ottenere e sicuramente quel qualcosa fa bei risultati. Come funziona poi l'ultima parte? L'ultima parte, quando termina il calcolo che vi dicevo, apre la subscription period, dove voi dovete andare a dire sì, voglio partecipare, vincolate i vostri BNB e rimangono vincolati fino alla fine della distribuzione. Quindi rimangono vincolati lì, fanno i loro calcoli delle allocazioni di ognuno, alla fine vengono distribuiti e quello che vi spetta, vi tirano via quella piccola parte di BNB allocati e ve la cambiano in fan token con rapporto un token un dollaro, il resto di BNB ve li ridanno, quindi non andate a perdere BNB più di quelli che scambiate per i token, ok? Quindi non mettete a rischio i vostri BNB in sostanza. Questo è come funziona il Launchpad, spero di essere stato chiaro, perché insomma è sicuramente un'opportunità interessante alla quale credo che molti di voi vogliano partecipare, a giudicare dall'hype che avete, dai messaggi che mi avete mandato. Adesso procediamo, se poi avete altre domande mi raccomando fatele, non siate timidi che io sono qua apposta. Adesso andiamo avanti. Vedete, qua ci sono già un po' di teaser sulle varie cose che si può fare con i token, i fan token, e anche un tutorialino che vi consiglio di guardare. In ogni caso, guardate, non sarà l'ultimo quello della Lazio, quindi mi aspetto, chissà se saranno altre squadre italiane, non lo so, veramente hype alle stelle, hype stellare, basta. Chiudo perché altrimenti devo fare una doccia ghiacciata. Polkadot l'abbiamo visto, quindi chiudiamo anche lui. Passiamo alla DeFi, tanto per cambiare, no? Non ne parliamo mai di DeFi. Oggi di cosa parliamo in particolare? Vediamo cosa avevamo. Abbiamo Harmony e Avalanche, se non erro. Allora, Harmony. È sbarcato Curve su Harmony. Fine della novità. E non ci sono degli APY galattici, perché parliamo di un 16% sulle stablecoin al momento, ci sono le ricompense in One del 10% APY. Ve lo volevo solo condividere, c'è anche poca liquidità tra l'altro, quindi non lo so, non mi sembra un qualcosa di particolarmente esaltante. Poi, cos'altro abbiamo? Sempre su Harmony, no scusate, su Cielo stavolta, me lo conosco perché avevo in mente Harmony. Su Cielo, SushiSwap ha annunciato che in partnership appunto con la Cielo Foundation lancerà dei pool incentivized si dice in inglese, ormai perdo veramente la padronanza linguistica. Comunque questi quattro pool a partire da domani, perché qui parla di, dov'è che ne parla, giuro l'ho visto, deve essere questo l'articolo, avevo letto 14 ottobre, dove, eccolo, 10-14 alle 4 pm ET, che dovrebbe essere alle, è di sera insomma, verso le 10, le 9, le 10, non mi ricordo, comunque domani 14 ottobre i pool saranno ETH Cielo, ETH CUSD, ETH CEUR, che sono le stablecoin di Cielo, se non sapete cosa sono volate a vedere il mio video, e poi CEUR CUSD, non male quest'ultimo, mi raccomando, teniamolo d'occhio perché è un pool di stablecoin e a tutti piacciono i pool di stablecoin, ok? Quindi, e anche ETH Cielo secondo me spingerà parecchio. Comunque, questo per dire, domani date un occhio a SushiSwap perché ne potrebbe valere la pena. Poi, Curve lo chiudiamo, Lending Trader Joe. Allora, su Trader Joe, che è uno dei DEX, forse il DEX oserei dire anzi, più liquido, più utilizzato su Avalanche, è arrivato Banker Joe, la piattaforma di Lending. Piattaforma di Lending che al momento, fatemi vedere se sono ancora così, gli APY negativi, no, al momento si paga, mamma mia, non c'è più religione, si paga per borroware, a parte che USDT, ecco, già hanno invaso quindi il mercato. No, scherzi a parte, ci sono gli incentivi in Joe e AVAX
che tra l'altro, se non ho letto male, andiamo a ricontrollare meglio, Trader Joe, eccolo, avevo letto, ecco qua, Joe Rush, che mi fa, non lo so, mi suona familiare con Avalanche Rush, quindi secondo me vorranno andargli a pompare un po' questi incentivi, anche perché adesso è guerra aperta su Avalanche, abbiamo tre money market, abbiamo Banker Joe, poi abbiamo BankUI e poi abbiamo niente po' di meno che Aave, cioè abbiamo veramente tre colossi alla base della DeFi su Avalanche e questa è una cosa folle, totalmente folle. E al momento andiamo anche a vedere chi è che si è preso la fetta più grossa. Secondo me è che purtroppo Trader Joe, secondo me, agglomera tutto, Avalanche. Aave, Trader Joe, BankUI. Trader Joe tiene insieme sia il DEX che il Lending, quindi bara, non si fa così. Comunque, possiamo andare a vedere... Qua non, perché non mi carica... Ah no, ecco, 1,91 miliardi di depositi. 2 miliardi, quindi, è il primo. Nonostante... Ma scusa, TVL, 1,71 miliardi... E qua mi dice che sono 1,91 soli depositi. C'è quel quadra che non cosa, forse non è ancora integrato. Comunque, facciamo così, guardiamo direttamente i dati dalle piattaforme stesse. Abbiamo qui 1,91 di depositi, qui 1,80, quindi vince Banker Joe, e Aave 3 miliardi e 7, ma secondo me mette insieme sia Lend che Borrow, quindi bara un po' anche Aave. Caro mio Aave, lo so che bari per pompare i tuoi numeri, però vabbè, niente, insomma, c'è della gran bagarre, come direbbe qualcuno, ma qual è che conviene? Allora, per collateralizzare, ad esempio, WBTC abbiamo un 9% pulito sul deposito, non è affatto male. Per borroware non benissimo, perché qui abbiamo tutto negativo tranne USDT, che al momento è ancora in, è profittevole da borroware, 2,27%. Su BankUI abbiamo un deposito di WBTC al 4,23% e per borroware invece anche lì solo USDT al 2%, quindi conviene Banker Joe. Aave, WBTC al 5 qualcosa, e per borroware USDT in positivo e gli altri in negativo, sono tutte allineate, conviene Banker Joe. Conviene Banker Joe perché ci dà il 9% solo sul deposito di WBTC. Quindi direi proprio che al momento è la piattaforma più conveniente, se poi fa la Joe Rush lì, come la vuol chiamare, la diventerà ancora di più. A proposito di DeFi, vi spoilerò qui una cosa, volevo dropparvi questa bomba, che avevo intenzione di fare, vista l'enorme richiesta da parte vostra, un bel corso di DeFi per principianti, quindi partendo da zero, che cos'è la DeFi, cosa vuol dire ogni singolo termine, come si fanno tutti i singoli passaggi da MetaMask coi bridge, come si collega, tutti i rischi e mica rischi e quant'altro. Magari facciamo, non lo so, una decina di puntate, la facciamo uscire una alla settimana e così veramente chi parte da zero può arrivare al know-how che serve per poi essere al passo coi tempi. Un po' un traduttore Luca italiano, qualcuno ha detto. E sarà gratuito, sappiatelo, caricato sul mio canale YouTube, come ho sempre fatto con i miei videocorsi. Sarà il prossimo. Vista la grande richiesta, spero che vi gasi, perché a me gasa molto. Poi, dunque, cosa mancava da dire? Non mi ricordo più. Allora, questo l'abbiamo detto. Ah, le ultime cose. Transac, che è un provider, diciamo un servizio, diciamo di un intermediario che ti permette di comprare cripto con carta o bonifici, ha tolto per il momento le fee sugli acquisti di UST e Luna. Non male, perché vedete, dovete passare da Anchor Protocol per farlo. Tac. Quindi app Anchor Protocol. Poi qui si fa buy UST, Transac. E ci apre, perché se andate direttamente su Transac non vi applica il togliere le fee. E che ne so, esempio, 10k con bonifico, abbiamo solo ed esclusivamente
come fee quelle di le network fee, 3,50 euro, mentre normalmente avremmo avuto le fee di Transact che sono l'1% circa. E lo stesso con carta. Con carta c'è il limite di 1296 euro, così random, supponiamo di togliere uno zero, quindi vi faccio per farvi vedere che comunque non ci sono neanche qui fee, quindi 3,47 euro flat fee e basta, più lo slippage, attenzione, dello 0,2%, quindi chiamiamola fee nascosta che c'è sempre stata, ma se prima ti sparava un 1% di transact fee col SEPA e un 4%, veramente un'estorsione, con la carta, adesso queste sono a zero. Quindi per chi vuole comprare degli UST direttamente in euro, non è così male, considerando che altrimenti c'è da passare per un exchange, cambiare in Luna, prelevare Luna, cambiare su TerraSwap, tutti questi giri e rigiri, qua si fa in un'unica botta. Dura una settimana. Poi, non ho mai usato Transact in vita mia, quindi non so com'è l'interfaccia, però ho letto che cioè è super legit come piattaforma, è assolutamente regolamentata, non è un qualcosa di strano, e ho letto che l'esperienza media è positiva, quindi io ve lo dico. Non ho nessun referral da shillare, ahimè, mi spiace. Poi Nexus, che è la piattaforma, una delle più attese credo su Terra, proprio perché ci permetterà di automatizzare le strategie di borrow su Anchor e su Mirror, arriverà entro ottobre, è stata droppata quest'altra bomba, non vedo l'ora, davvero non vedo l'ora, è un mese ottobre da volare via, cioè veramente troppe cose in troppo poco tempo. E basta, queste sono le news che vi volevo condividere. Ecco che adesso parte DOT, vedrete che ci pampa in diretta. Ho appena finito di dire, ma si era già priced in, lo sapevamo già, adesso babam, candelone verde che non finisce mai. Allora, amici miei, direi che partiamo con le domandozze. DOT sta bucando la parte superiore del browser a furia di salire. Esatto, esattamente. Allora, investimento di Binance sulla BSC. Bravo, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è che Binance ha, adesso così, visto che tutti dicono sì, io do 300 milioni di incentivi, io 200, io 400, toh, beccati questo. Arriva CZ, 1 miliardo, bam, così, dedicato alla Binance Smart Chain per lo sviluppo nei settori, soprattutto DeFi, gaming, metaversi e non ricordo che altro, comunque tutto ciò che è in trend in questo periodo. E BNB mi pare che avesse pompato abbastanza, soprattutto ieri. Oggi è stato assorbito molto il pump. Magari era un follow up dovuto al fan token oggi, però guardate tra l'altro che precisione, tac, dritto dritto sul cluster, rimbalzino e rientriamo all'interno del range. Se dovessimo rientrare da queste parti, tra l'altro, qui nasce un bel pool di domanda che potrebbe fare da entry, niente male come cosa, lo terrò d'occhio. E quindi niente, vi volevo solo dire questo, potrebbe essere un bel mese anche per la BSC, che ultimamente non se la fila più nessuno, perché era diventata un po' la patria delle shitcoin, la BSC, diciamocelo. Io ormai quando vedo una coin su BSC la scarto a priori, spesso e volentieri, e quindi no, poi è sbagliatissimo perché insomma è vero che tutti fanno le shitcoin lì, perché ormai è veramente diventata la shitcoin chain quella, però non solo, cioè c'è PancakeSwap, ci sono tante coin più che valide, quindi non vedo l'ora. Luna è scesa un pochino, meno male ragazzi, meno male, io non vedevo l'ora, non ne potevo più di quel pump sovrumano, lasciatela dampare, vendete tutti Luna, mi raccomando, fatemi fare il mio benedettissimo pack con prezzi più bassi, perché non voglio altro, non voglio più estensione. Luna al momento è sul suo ultimo supporto, questo qui, 5.600, 6.000 qualcosa, o rimbalza, quindi ritornando un po' in carreggiata, o altrimenti il target più probabile è la zona 3.500-4.000. Ma un bel, come dire, un bel ritracciamento su molte delle altcoin che hanno avuto andamenti parabolici sarebbe più che sano, veramente. È molto auspicabile la cosa. E bene, benissimo. Come va a proposito la Dominance? Dominance, attenzione, perché le altcoin
Non è il loro periodo, questo. Bisogna fare attenzione perché se fuoriusciamo da qua, ciao ciao altcoin. Quindi occhio a prendere posizioni affrettate, ne abbiamo già parlato. Dunque, poi che altro abbiamo di bello da dire? Sto respirando la stessa aria di quando stavamo a ottobre-novembre 2020 e stavamo per arrivare a rompere i 20K. Sai che ci ho pensato anch'io? Giuro che ci ho pensato anch'io. Io ho detto, ma siamo vicini ai massimi, c'è un'euforia molto... Forse adesso c'è più euforia, sai, rispetto a novembre. E soprattutto adesso ci sono più posizioni in profitto, che è la cosa che mi preoccupa di più. Io, se dovessi avere in mano la sfera di cristallo, ragazzi, qua parte il disclaimer, prendete con le pinze quello che dico, sto per dire fesserie enormi, perché veramente è il momento sfera di cristallo, ma... Sapete cosa mi immaginerei come scenario? Nuovi massimi di Bitcoin che fa un'altra leg up delle sue e poi parte un bear market di qualche anno. Non venitevi a cercare, scusate la gufata così che ho piazzato improvvisamente, e però che dire, questo è quello che mi aspetto, perché non è possibile, cioè tirare la corda ancora mi sembra veramente... però adesso ci godiamo il momento, basta, fine gufo mode. Poi, rinnovato l'abbonamento, ciao Luke, come sempre grazie per i tuoi contenuti, grazie a te di cuore davvero, vi ricordo che potete abbonarvi gratuitamente se avete Amazon Prime collegando Twitch col vostro account Amazon, però dovete rinnovarlo ogni mese, io vi ringrazio veramente tanto davvero, e per voi costo zero, per me è una piccola donazione. Allora, quanto fai di panca piana? Domanda fantastica, è da un botto che non faccio i massimali, ma l'ultima volta erano intorno ai 115, però adesso forse dovrei essere aumentato un po'. Vediamo, dovrei farli a fine mese, magari li faccio e vi aggiorno così, facciamo un all time high anche lì. Comunque, come faccio a sapere a quale chain appartiene una qualsiasi coin? Su CoinMarketCap te lo dice, se vai a vedere. Allora, CoinMarketCap, guarda, ti faccio l'esempio. Cosa prendiamo? Una shitcoin a caso. Prendiamo, scriviamo Elon e vediamo cosa salta. Doge Elon Mars, eccola. Allora, token e contracts Ethereum, vedi? Dovrebbe essere qua. Tac. Ok, quindi immagino di sì. Andiamo a vederne una su BSC, dunque una shitcoin su BSC. Chi è che se ne ricorda una? Dai, dite la prima shitcoin su BSC che vi viene in mente, così l'andiamo ad analizzare. Aspetto voi, ve lo dico. Voglio vedere che cosa mi ritirate fuori. Safe Moon, esatto, me lo aspettavo. Safe Moon, tac. Ethereum però, more. Binance Smart Chain, no, esatto, si vede, l'hanno migrata pure su Ethereum, SafeMoon, è diventata cross-chain. Come sta andando? Benissimo, oserei dire. Benissimo, vabbè, basta, non addentriamoci nel mondo shitcoin perché poi mi viene l'orticaria. Allora, vendere l'una prima che sia troppo tardi, per quale ragione? Non ho capito perché vuoi vendere l'una, cioè se avevi una posizione speculativa non è che adesso devi dire vendo prima, cioè dovresti aver già messo i tuoi stop loss, i tuoi entry, i tuoi exit. Se si parla di una posizione di investimento, cioè non ha senso questa frase. Ci spieghi il bonus BitMEX? Bravi, anche qua mi avete fatto un trilione di domande. Allora, vediamo se riesco a condividervi anche la mail. Perché allora, la prima domanda è, ma io non lo vedo da nessuna parte. È vero, perché in realtà hanno mandato una mail a chi aveva l'account e chi aveva i referral in sostanza. E aspettate che adesso ve la condivido, così vi mostro anche l'autenticità della cosa, che non vorrei che state pensando che vi voglio scammare, non è assolutamente da me, cioè la mia idea anzi era di andarvi a condividere una cosa figa, cioè una possibilità di... Allora, vediamo se ce la faccio. Eccolo. Sì, bene, ci siamo. Si vede bene, mi hanno detto. Aspettate che facciamo anche così, adatta allo schermo. Bene. Ora lo dovreste vedere. Allora, in sostanza, vedete, eccolo qua.
C'è la parte referral, quindi mi hanno mandato questa mail dicendo: per i tuoi nuovi referral tu condividigli questa promo che è valida, è gestita dal support direttamente. Gli step sono tre, sono veramente semplici, ovvero verifica il tuo account, creare un account e verificarlo con KYC. 2. Depositare un qualsiasi ammontare di Bitcoin, qualsiasi, $1, $2, $5, $1000, e si ricevono, vedete, Bitcoin pari a $25. Questo è il primo. Il secondo, se completate un trade qualunque, quindi aprire, chiudere nel giro di un minuto, nel giro di un'ora, di un mese, basta fare un trade e vi danno altri $75. Verranno depositati entro 7 giorni, quindi non li vedete subito, mi raccomando, non dite come mai non lo vedo, perché vengono dati entro 7 giorni, ok? Questo è il funzionamento. Poi qua sotto ci sono i termini e condizioni scritti un po' in piccolo, però adesso ve li zoom, no, non riesco a zoomarli. Comunque non c'è scritto niente di strano, non ci sono clausole nascoste e quant'altro. Dice che è valida dal 4 ottobre al 31 ottobre e io, che sono il BitMEX affiliate, dovevo rispondere a questa email che ho scritto: vorrei partecipare alla promo, e loro mi hanno risposto: grazie, il tuo account è registrato, buona giornata e quant'altro. Quindi il mio referral link è valido per partecipare a questa promo, dovete utilizzarlo altrimenti non vale. E quindi niente, ecco qualche disclaimer. Ovviamente, cioè, non vi venga in mente di dire: io prelevo da Binance per andare lì e poi perché ci perdete, nel senso, è ovvio che se prelevate da Binance già pagate $20 di prelievo, poi depositate su BitMEX e poi prelevate ancora da BitMEX che costa 0,0002 Bitcoin, mi pare, il bonus di $25 va già a farsi benedire. Ma se avete i vostri Bitcoin sul Ledger che vi costa meno di $2 la transazione, allora lì le cose cambiano. E l'altra cosa è che, se non ricordo male, non uso BitMEX da una vita, il limite minimo di trade è di $100, quindi se depositate meno dovrete fare un trade in leva, e occhio alle fee del trade, potete usare i limit order così non pagate le fee per il trade, ok? Anche quelle lì sono cose che si possono andare, come dire, a incastrare l'una con l'altra. E questo è quanto, cioè tutto qui, c'è solo da fare questo. Niente di più, niente di meno, niente di nascosto, di strano, niente size minimi. Da FTX a BitMEX non ho fee, esatto, ad esempio se avete FTX prelevate i Bitcoin gratuitamente, quindi basta. Questo è per quanto riguarda le vostre FAQ su questa promo, ok? Quindi adesso togliamo questa cosa qua e continuiamo con la nostra chiacchierata. Dunque, allora, ma quindi devo rifare il referral, e se eri già iscritto non vale, se ti iscrivi ora vale. Qual è la via migliore per prelevare euro da Polygon? Cosa significa? Cosa vuol dire per prelevare euro da Polygon? Cioè non è che gli euro sono on chain da qualche parte, non ho capito. Aspetta, il costo minimo di trasferimento da Binance quanto è? È abbastanza altino, mi pare una ventina di dollari. Non conviene assolutamente. Cosa pensi della salita di Shiba? Mera speculazione, ogni tanto pompa, è quello. Che te devo dire? Dove trovo il link referral? Non viene spammato ogni tanto qua? Mi ricordavo di aver messo lo shill bot, eccolo qua. C'è lo shill bot. Te lo ricondivido, copia, incolla. Eccolo. Ciao Luca, hai comprato le navi su Star Atlas? Fuori portata, ragazzi, fuori portata, non ce la posso fare. Io ho fatto un trade Aave USD su BitMEX da $5. Ah, bene. Dunque, un trade, fammi controllare se il trade è da fare su Bitcoin o no. In realtà no. È su Bitcoin che c'è il user who complete the first trade will receive... No, in realtà non c'è scritto da nessuna parte che il trade deve essere fatto su Bitcoin. Quindi direi che puoi stare tranquillissimo che ti arriverà il bonus anche a te. Nei termini e condizioni non c'è scritto che... Cioè c'è scritto soltanto che gli utenti che faranno il loro primo trade riceveranno $75 di bonus. Convertito in Bitcoin, quindi ve lo daranno in Bitcoin.
Basta, non... Beh, bravo, grazie per l'insight. Quindi se non volete andare in leva 100x, potete usare un altro strumento. Poi, come è andata con Gods Unchained? Indovinate un po' chi è che non è riuscito a partecipare? Io, perché mi è crashato in continuazione. Sì, ho chiesto al support e mi hanno detto che qualsiasi trade è valido. Grazie Marco, davvero, perché questa è una conferma importante. Ogni trade è valido, quindi sappiate che potete fare un trade anche sugli altri strumenti, non solo su Bitcoin. Quindi questo vi abbassa anche la necessità di depositare 100 dollari. Ma il link l'avevo pubblicato ancora, vai, full shill mode, eccolo qua di nuovo. Luca, come posso prelevare Ethereum da Binance per collateralizzarli su Anchor senza pagare il gas? Impossibile. No, allora, se vuoi arrivare a Anchor, sai cosa puoi fare? Da Ethereum cambiare, fare il giro, arrivare a Luna, prelevare Luna sul tuo wallet, swappare Luna prima in UST e poi in BET su Terra Station e collateralizzare BET. Anche perché se prelevi Ethereum, poi devi fare il passaggio da Ethereum a BET, che lì arriva una sassata di fee, assolutamente. Luca, studiati un po' il funding su Bitfinex, da percentuali interessanti su euro. Non lo sapevo, interessante questo, grazie. Per Gods Unchained sono in fila solo 500.000 persone davanti a me con Karma Zero. Esatto, siamo in due, sono completamente fuori. Luke, ti sto shillando VRA, voglio un'analisi del grafico di Veracity. Allora, VRA, tac. Beh, non è male, direi, non è affatto male, porca la miseria, uptrend allucinante, bam, è partito, è decollato, higher high, higher low, veramente pazzesco. Non la conosco bene, ma è da un po' che dico che la dovrei approfondire, non mi sono mai deciso a farlo, quindi mea culpa. Al momento c'è un supportino da queste parti, volendo, tac, questa zona, fino ad arrivare anche qua, che è un possibile entry con stop loss qua giù, un po' troppo lontano, però questa è l'origine dell'ultima leg up, quindi dovrebbe essere lì lo stop loss sensato. Mamma mia, notevole. Dunque, dove siamo finiti? A proposito di Nexus, hai dato un'occhiata a Psi, cosa ne pensi long term? Guarda, Psi è interessante perché ha una tokenomics che prevede un po' la redistribuzione dell'utile, però voglio vedere quanti ne buttano fuori col farming e cose del genere, cioè perché è quello un po' il dubbio che ho, devo vedere. Dunque, come si chiama su TradingView l'indicatore con le candele blu e gialle? Il volume profile, però ci vuole TradingView Pro. Allora, allora, bellissimi video sui layer 2 blockchain alternativa. Hai mai pensato di fare delle stream più lunghe dove analizzi una chain da zero? Sarebbe molto interessante vedere con che metodo le analizzi. Guarda, in realtà cerco di condensarlo in quei video che vi condivido con tanto di slide, perché altrimenti ci metto, considerati, dalle 3 alle 4 ore per preparare uno di quei video lì, e poi in più c'è lo studio dietro pregresso, quindi sarebbe una maratona, non uno stream, e quindi ho detto gli do il cuore del contenuto, cioè le slide, l'analisi dove andiamo a toccare i punti del tipo appunto scalabilità, consenso, particolarità tecniche, tokenomics, così in 20 minuti avete tutto il mio pipozzo mentale di 6 ore e credetemi che è assolutamente valido. Allora, DOT sta salendo, teniamo dietro DOT, vediamolo, pam, vai con le tue parachain come se non ci fosse un domani. Cosa ne pensi di un pack su Luna tramite gli UST generati su Anchor mese per mese? Pulito e profumato. No, scherzi a parte, vi volevo condividere un video che magari lo includo nel corso di DeFi che vorrei fare, un video dove vi spiego una strategia che secondo me è un po' l'ABC della DeFi, no? Dove, ve la spiego in poche parole, si prendono degli asset in cui si vuole investire, Bitcoin, Ethereum, Luna, supponiamo, li si collateralizza, si borrowa stablecoin,
si farma con le stable coin e il farmato lo si reinveste negli asset store of value, ok? Quindi asset che sono investimenti long term, Ethereum, Bitcoin, Luna, Bitcoin si wrap, Ethereum, BET, Luna, Bluna, collateralizzati, si mettono in farm per generare una rendita, la rendita la si reinveste al loro interno, perché l'obiettivo chiaramente è accrescere lo stack di quegli asset lì, perché per noi quegli asset sono la riserva di valore sul lungo termine. Questa è un po' una delle strategie ABC, diciamo, della DeFi. Non so cosa ne pensate, eccetera. Diamo un'occhiata al grafico di Solana. Andiamo a vedere Solana che si sta sgonfiando anche lei. Opla. Malissimo, tra l'altro, perché vedete qua c'era un cluster, rimbalzo, bam, breakdown, retest e ora va giù. Va giù, ragazzi, ma dopo una salita del genere, io dico, come si può anche solo pretendere che continui ad aumentare? Cioè, tutta la fase rialzista è stata dominata dai buy, cioè tutti comprano, tutti hanno comprato, tutti sono in profitto e cosa fanno? Stanno lì a fissare il vuoto? No, fanno take profit. E soprattutto quando ci sono poi quando si incrina la struttura, iniziano i take profit perché è mercato, cioè non è che la gente holda per sempre, la gente vuole fare profitto nel mercato, e se fai 50 per, cosa fai? Non fai take profit? Ne dubito fortemente. E quindi si arriva ad un punto in cui la pressione in vendita vince sulla pressione in acquisto, ma è mercato, non perché una coin non vale niente, cioè succede anche su Bitcoin, che è lo store of value per eccellenza. Questo è il discorso, ed è da lì che poi origina il mio timore, no? Il fatto che molti sono in profit adesso, e soprattutto se facciamo un'altra leg up lo saranno ancora di più. Cioè, prima o poi una fase dominata dai seller arriva, e non è questa, se lo state pensando, questa non è un bear market, questa è un flash dump, una correzione che è nata e morta nel giro di un mese, e quindi non è un bear market. Un bear market è quando la gente dice buy the dip, e poi non funziona più perché continua a scendere, allora spazzi via tutti, veramente tutti lì, rimane solo chi davvero ci crede, è lì che fa la differenza, e soprattutto poi ci sono delle opportunità di ingresso a prezzi mai visti. Poi, allora, vediamo le ultimissime. Allora, la famosa teoria del superciclo, guarda, non lo so, mi sembra molto molto bella da sentire, ma poi nella pratica è il mercato domina, superciclo, plan B, tutte quelle robe lì, belle, bullish, assolutamente, io spero che sia vero, no? Perché non voglio gufare contro me stesso che detengo Bitcoin e sono decisamente esposto, quindi sono il più contento del mondo, ma mi sembra un po' la favola da raccontare ai bambini, quella lì. A volte, sinceramente, cioè mi spiace fare il gufo, ma bisogna essere realisti, se no facciamo tutti permabull che sì, $1 milione, 10 milioni, diventi ricco con un satoshi, no, bisogna essere realisti, ragazzi, essere assolutamente realisti. Poi, allora, un'analisi di Cake, andiamo a fare un'analisi di Cake. Malissimo Cake, malissimo. Guardate la candela di oggi, tra l'altro. Questa, pam. Candela di oggi dominata dall'offerta, e se questa cosa si risolve con un lower low, malissimo, ancora peggio. Adesso però andiamo a vedere il grafico di Bitcoin, perché altrimenti non ce lo filiamo e siamo qua da un'ora. Allora, Bitcoin non c'è quasi niente da dire, per fortuna, vostra soprattutto. Che cosa abbiamo qua? Abbiamo una fase un attimino di rallentamento proprio sotto alla resistenza, a una delle ultime resistenze, il che non è affatto male, perché consolidare ci sta, prendiamo un attimino la rincorsa, qualcuno dice, poi la spacchiamo. Sta di fatto che io, per come sono fatto, non sono da long appena sotto la resistenza, e quindi sicuramente non aprirà una posizione. Quest'area rimane invece valida come primo long, soprattutto se volessimo andare a fare una spazzatina qua sotto, uno sweep del tipo
andiamo a prendere la liquidità che adesso si annida qui, la spazziamo via e poi rimbalziamo, bam, violentemente. Quella sarebbe uno scenario da sogno, e quindi qua il costrutto, cioè il setup long c'è volendo, con stop loss sempre qua sotto, che è l'origine dell'ultima leg up. Poi cosa abbiamo da dire? Niente, perché di fatto finché rimaniamo qui, rimaniamo in questo limbo. Se facciamo un'altra leg up, bisogna, beh, in caso di nuovi massimi chiaramente arriva il setup long, ma non ve lo devo raccontare io. E però attenzione anche lì a non farsi pescare dai falsi, cioè se qui facciamo uno sweepone c'è un po' di pericolo, quindi attenzione anche a quello. Se invece iniziamo a chiudere qua sopra, e lì parte il buy the dip selvaggio e si salvi chi può, che Dio abbia pietà di noi. Però altrimenti questo è il setup più interessante da un punto di vista rischio rendimento, senza fare appunto delle proiezioni eccessivamente bullish. Questo è Bitcoin. Il resto, andiamo a vedere Ethereum. Ethereum male, male, e qua c'è il solito entry, l'ultimo entry, 0056 e dintorni, con stop loss qua sotto 0,54, e se andiamo a perdere terreno non benissimo. E poi di altro che cosa abbiamo? Direi nulla di particolarmente interessante, perché andiamo a vedere la total. Guardate, guardate che storia qua, non so se avete notato, ma siamo ai massimi con la total, e abbiamo un cap and handle da manuale qua. Mamma mia, mi sta tornando la... dov'è? È qua. Mi sta tornando il sentiment bullish e devo fare una doccia fredda immediatamente, perché a vedere questo grafico, cioè i bull glasses mi sono saltati addosso loro. Effettivamente qua è molto bullish, perché veramente è questione di un'altra leg up e siamo in higher high, in all time high, scusate, sulla market cap totale. E beh, insomma, non è malaccio come cosa. E poi probabilmente Bitcoin seguirebbe. Quindi occhi puntati, perché ci aspetta un periodo veramente caldo, secondo me. Mamma mia, quanto, cioè, non so che dire, basta, mi fermo qui, devo bere un attimo. Ma perché guardare il cross Ethereum Bitcoin quando Bitcoin lo guardiamo crossato con USD? Guarda, te lo spiego, perché Ethereum per me è... cioè la metto nella categoria altcoin, diciamo, anche se per me non è un altcoin, è una coin che ormai ha assolutamente il suo mercato. Ma io faccio questo discorso, quando guardo i grafici lo faccio a scopo speculativo, quindi io voglio aprire posizioni, perché se guardo il grafico lo faccio per cercare l'entry, stop loss, take profit e quant'altro, e quindi io voglio decidere, mi conviene innanzitutto andare a cercare l'altcoin di turno o mi conviene andare su Bitcoin? Perché se mi conviene andare su Bitcoin è folle andare a cercare l'altcoin, che è meno liquida, più volatile, c'è più rumore, quindi più caso all'interno, e quindi assolutamente vado dritto a cercare la posizione su Bitcoin. E se il grafico Ethereum Bitcoin è tutto un lower high, lower low, io non vado a cercare il setup neanche su Ethereum dollaro, lo cerco su Bitcoin dollaro piuttosto, perché è in uptrend. Ok, quindi questo è un po' il discorso, detto in parole povere. Amici, con questo ho terminato, tutti adesso a fare APIN all'interno del launchpad del token Lazio, che farà 4000 per come al solito. E forza Lazio, io non sono tifoso del Lazio purtroppo, e quindi no, per me no, però vabbè, qui andiamo off topic. Ragazzi, vi faccio un carissimo saluto, vi ricordo che c'è tempo anche per la promo di BitMEX fino a fine mese, quindi ora sapete anche tutti i dettagli. E basta, questo è quanto, noi ci vediamo venerdì alle... no, non è vero, non ci vediamo venerdì. Venerdì non ci sarà la live, perché sono via venerdì pomeriggio, quindi vi lascio la video analisi. Non so come farete, ma secondo me un modo lo trovate, stare anche senza di me, e ci vediamo lunedì in live. Quindi fate i bravi, non siate troppo gasati, perché poi l'effetto è, insomma, che è questo, ecco. E quindi basta, io tifo Binance, bene, anch'io tifo Binance. Kronos Chain posticipata. Me lo son perso questo. Bene, chiudiamo con una brutta notizia allora. Vediamo, andiamo a vedere in diretta Kronos.
Chronos Chain. Allora, eccolo, allora hanno trovato 8 novembre. Niente, spostato per l'8 novembre. E hanno trovato qualche bug. Vedete, questo è ciò a cui serve la testnet. Ragazzi, non gliene faccio una colpa e aspetteremo, insomma, aspetteremo un mesetto in più, non muore nessuno, ma questo non toglie la mia FOMO per la Chronos Chain. Amici, basta, questo è quanto, noi ci salutiamo, ci vediamo domani col video, venerdì col video, perché non è che vi lascio senza, in live, ci vediamo lunedì. Amici, buon weekend, buon tutto e alla prossima.